Buongiorno, sono Dario Frattini, sono un imprenditore del Varesotto e sono stato nominato dal ministro Ignazio La Russa come presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Casa Militare Umberto I di Turate. La Casa Militare Umberto I di Turate è stata fondata 114 anni fa dai signori Bruzzesi, Amati e Candiani ed hanno usufruito per questa fondazione di una donazione da parte di tre banche milanesi, le quali poi hanno dato la possibilità ai tre fondatori di iniziare un'attività di accoglienza per i militari. Allora si parla del 1898, quindi vuol dire che erano dei militari garibaldini, dei militari che hanno lavorato e hanno combattuto con il Regio Esercito fino ad arrivare all'Unità d'Italia. La fondazione ha continuato la sua attività e continua la sua attività di accoglienza. Ha accolto militari della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale ed oggi si dedica ai militari che combattono per le cosiddette missioni di pace. Attendiamo difatti disposizioni per poter avere ed accogliere qua da noi dei militari per un sollievo psicologico che abbiamo più volte richiesto al Ministero della Difesa. Noi siamo un ente privato che è vigilato dal Ministero della Difesa. E la nomina del presidente e anche di tutto il consiglio d'amministrazione è appunto eseguito direttamente con decreto ministeriale dal ministro della Difesa. Oltre a questa attività di accoglienza, noi stiamo dando attualmente delle opportunità di solidarietà sia ai militari che ai poliziotti, che è comunque tutto un mondo che è legato al mondo della difesa o degli interni, e stiamo anche cercando di dare degli aiuti. Aiuti cosa vuol dire? Ad esempio c'è il brigadiere Gian Grande che è stato ferito gravemente fuori dal Palazzo Chigi. Allora, noi interveniamo e abbiamo istituito una borsa di studio per la figlia che aveva perso la madre precedentemente, che sta studiando all'università e che ha il padre in precarie situazioni, diciamo, fisiche. Quindi abbiamo istituito questa borsa di studio che verrà devoluta alla signorina, al più presto e io spero proprio in concomitanza con una visita del ministro Mario Mauro della Difesa e del sottosegretario Gioachino Alfano. Un'altra situazione che noi stiamo perorando, e io personalmente mi sono messo a disposizione anche per l'opportunità eventuale di un viaggio in India per cercare di liberare, di riportare a casa i due Marò, i due fucilieri della Marina italiana che secondo il mio punto di vista sono trattenuti senza giustificazione in India per un processo che non si deve neanche fare. E quindi cerchiamo di riportarli a casa tenendo presente che uno dei due Marò si è anche ammalato perché purtroppo questo nostro Marò, questo nostro fuciliere, ha riportato una infezione e quindi andrebbe curato in Italia assolutamente. E questo è un motivo per cui mi rendo disponibile perfino ad andare fino in India con un gruppo naturalmente organizzato dal Ministero della Difesa per riportare a casa i due Marò, in particolare quello malato. Altra situazione che noi vogliamo perorare e per la quale vogliamo lavorare attivamente è la situazione delle donne, quindi la violenza sulle donne, lo stalking e tutte quelle conseguenze drammatiche che portano questi episodi purtroppo direi di carattere vergognoso che devono finire. Quindi noi ospiteremo
come abbiamo già fatto, ma ospiteremo delle associazioni che si occupano di questa materia, di questi argomenti, con dei convegni e con la possibilità anche di aiutare attivamente, per quello che possiamo, queste povere donne, queste pazienti che così diventeranno, per aiutarle ad uscire da questo tunnel. Mi piace mettere così, informare il pubblico di quello che stiamo facendo anche in carattere sotto il profilo storico. E quindi sotto il profilo storico noi stiamo risistemando e ristrutturando integralmente il nostro museo, un museo risorgimentale ricco di reperti importantissimi, un museo che è poco conosciuto, ma che è veramente un valore per la storia d'Italia e che onora questa casa militare della sua presenza. Quindi stiamo ristrutturandolo, stiamo ricatalogando il tutto e stiamo cercando di far fruire il più pubblico possibile a questa storia d'Italia che va veramente e assolutamente divulgata, specialmente alle scolaresche. Poi lavoriamo anche nell'ambito storico in un altro senso, e quindi noi facciamo dei convegni, noi abbiamo fatto dei convegni storici su Forti e Fortini della regione italiana e svizzera dal 1860 fino al 1918, abbiamo fatto così un'analisi degli armamenti italiani dal 1943 al 1945, quindi negli anni della Repubblica Sociale Italiana, e stiamo lavorando su una materia che è la Libia, quindi una materia che è molto anche attuale, però in chiave storica e in chiave, diciamo, di colonia italiana. Quindi vogliamo capire sin dall'inizio, così come era stata posta la colonia Libia, come è cresciuta, come l'abbiamo persa e poi come la Libia è stata comunque parte della storia italiana anche nel dopoguerra fino a qualche mese fa. È importante comunicare anche che questa casa militare, così come è messa dal punto di vista proprio di gestione e di storia, è unica in Italia. Quindi è un bene veramente incredibile, è un bene unico che abbiamo in Italia. Altre case militari sono in Europa e precisamente in Portogallo, poi in Francia, il famoso Hotel des Invalides, e anche in Inghilterra, a Chelsea. Ecco, queste case militari hanno una storia come la nostra e hanno però un presente che è più ricco e più, diciamo così, aiutato dallo Stato e dalle infrastrutture statali. Io ci tengo a dire, ad informare il pubblico, che la nostra casa militare Umberto I di Turate non riceve alcun sostegno né dallo Stato, né dalla provincia, né dalla regione o neanche dal comune. Noi ci sosteniamo con una buona e attenta gestione che facciamo circa le nostre risorse finanziarie e le nostre risorse immobiliari. Non nascondo che potremmo fare molto di più, potremmo veramente aprire dei nuovi orizzonti sociali, non solo nel militare ma anche nel civile, se fossimo un po' più sostenuti o comunque se ci fosse una partecipazione da parte anche della cosa pubblica ad aiutare questa, che sì è una fondazione privata, ma che ha sempre lavorato per l'esercito, per il Ministero della Difesa e quindi per lo Stato. Stiamo per entrare nel museo della Casa Militare. Il museo è nato praticamente fin dalla fine dell'Ottocento, quando sono arrivati i primi ospiti della casa, i quali, andando in congedo, hanno incominciato a portare e a regalare alla casa, oggetti di corredo che avevano portato con sé. E ne vedremo, ci sono dei reperti interessanti. Poi, man mano, sono arrivate tutta una serie di donazioni, quasi sempre da privati, familiari degli ospiti della casa o anche famiglie che sapevano dell'esistenza di questa casa e del museo e che man mano che trovavano oggetti appartenuti ai loro familiari li donavano al museo. Il museo si è arricchito veramente di una serie di oggetti interessanti,
dal punto di vista storico e adesso ne vedremo qualcuno. Avrete visto che anziché museo esternamente c'è scritto armeria, perché in origine questa sala era l'armeria della casa militare. Lo Stato aveva donato alla casa tutta una serie di fucili perché, essendo una casa di riposo per ex militari, funzionava come una caserma. Quindi con squilli di tromba la mattina per la sveglia, per l'ora del rancio, per la libera uscita serale, eccetera, eccetera. E in occasione di alcune manifestazioni gli ospiti si presentavano nella loro uniforme, che adesso vedremo, e armati di tutto punto. Qui abbiamo veramente una serie di pezzi, sia armi sia altri reperti, interessanti. Posso citare alcuni fucili frattola, sono dei prototipi eseguiti da questo armaiolo ex militare che poi non sono mai andati in produzione, ma gli unici prototipi sono qui nel museo. Abbiamo un'altra arma stranissima che adesso vedremo, che ha fatto una vita molto, molto variegata. È nata negli Stati Uniti, è passata in Francia, è caduta in mano ai prussiani ed è finita in Turchia. Abbiamo poi delle armi più legate ai personaggi. La rivoltella, o meglio, una delle rivoltelle che ha usato Garibaldi, la spada del maresciallo Radetzky, che è stata portata via dalla sua abitazione di Milano all'epoca delle 5 giornate, un altro spadino d'onore dei funzionari diplomatici dell'Austria, sempre preso all'epoca delle 5 giornate, il tamburo che ha suonato a Venezia durante la resistenza del 1849. Il tamburino è stato poi un ospite della casa ed è entrato nella casa portando il suo tamburo. La tromba che ha suonato il cessate il fuoco a Porta Pia nel 1870, un'altra tromba che ha suonato nelle due battaglie di Custoza del 1848 del 1866. Questo tanto per citare i primi reperti che mi vengono in mente. Tra i tanti poi abbiamo anche come caratteristica una serie di bei reperti che vengono dalle guerre d'Africa. In questa stanza abbiamo invece soprattutto documenti storici e alcuni veramente fuori dal comune. Diverse sono lettere autografe di Garibaldi e altri reperti che sono appartenuti all'eroe, un paio d'occhiali, un suo orologio, il berretto che aveva durante la battaglia di Calatafimi, un suo fazzoletto da collo. Poi tutta una serie di diplomi e di medaglie del vario periodo, risorgimentale, ma anche fino alla Prima Guerra Mondiale compreso. E poi l'eccezionalità di alcuni reperti, c'è una copia della lettera che Felice Orsini mandò a Napoleone III prima di essere giustiziato. Vi è una tazza che la famiglia del patriota Amatore Scesa donò al museo in ricordo del congiunto. Vi è una raccolta di fotografie assolutamente inedite che risale alla guerra italo-etiopica del 1911, scattate da un ufficiale italiano che aveva una notevole capacità come fotografo e che, oltre a riprendere argomenti e materiali di tipo militare, riprende anche tutta una serie di personaggi del luogo e fa conoscere al mondo europeo i volti di questi abitanti della Cirenaica dell'epoca. Questa sala è dedicata soprattutto ai ricordi di chi è venuto a visitare la casa militare nella sua vita. Ricordiamo che all'epoca era normale che uomini politici o membri della Casa Savoia venissero periodicamente qui a trovare i reduci. Venissero a trovarli e poi lasciassero in genere fotografie originali con dedica a ricordo della loro visita. In questa sala poi abbiamo anche una serie di interessanti reperti. Abbiamo
un cappello appartenuto a Re Umberto. Il busto dello stesso re e i due grandi quadri di Re Umberto e della Regina Margherita. Un interessante uniforme da ussaro con annessa parrucca che risale all'epoca napoleonica. Due busti di Mussolini e di Vittorio Emanuele III, scolpiti da Graziosi. Un'intera vetrinetta di cimeli personali appartenuti ad Amedeo Duca d'Aosta, morto poi in prigionia in Africa nel 1941. I due quadri dell'allora Umberto, principe di Piemonte, e della moglie Maria José, quando vennero in visita alla casa e vennero donati con dedica nel 1932. E questo, che è un pezzo veramente più unico che raro, è un'opera della contessa Gina Campari, all'epoca dama di corte, che con una pazienza indescrivibile ha ricamato tutta una serie di quadri con momenti della vita di Casa Savoia. Re Vittorio e la regina Elena al disastro vesuviano del 1906. Umberto I tra i colerosi di Napoli nel 1884. Vittorio Emanuele II alla battaglia di San Martino, 1859. Vittorio Amedeo II alla battaglia di Torino, 1706. Emanuele Filiberto a San Quintino. Amedeo VI il Conte Verde. Fino a Umberto Biancamano, tradizionalmente il capostipite della Casa Savoia. E proprio approfittando di queste tavole, le abbiamo utilizzate per il calendario del 2014. La casa ha ripreso da un paio d'anni la tradizione di stampare un proprio calendario, naturalmente arricchendolo con tutta una serie di immagini che riguardano la vita della casa, gli ospiti e in questo caso anche le tavole ricamate dalla contessa Campari. Ospiti ovviamente di tutti i tempi, sia foto storiche della casa, sia foto più moderne che riguardano gli eventi che ultimamente sono stati organizzati dalla casa stessa. E poi non potevano mancare alcune foto del museo. I calendari naturalmente sono a disposizione per chi fosse interessato all'acquisto. E poi abbiamo il parco. Il vasto parco che è già stato aperto anche alla città di Turate. Non lo conoscete? Venite, andiamo a visitarlo. E questo è il parco della Casa Militare, che come dicevo prima, adesso è stato aperto alla città di Turate. Il parco viene utilizzato anche dalla casa in occasione della festa annuale di celebrazione della fondazione della casa, che viene tenuta nel mese di maggio, e almeno l'aperitivo della casa viene servito approfittando del clima e di questo splendido parco. Al centro del parco la statua a Giuseppe Candiani. Beh, gli è dovuta, visto che se oggi esiste la casa è grazie a lui e ai suoi compagni. A ricordo appunto dell'industriale che ha ritenuto di voler comprare questo intero complesso, parco incluso, e donarlo allo Stato perché potesse diventare una casa di riposo per gli ex combattenti. A Candiani non poteva accettare l'idea che chi avesse passato la vita a combattere, tra l'altro per cercare di ricostituire l'unità d'Italia,
da vecchio fosse poi abbandonato per i fatti suoi. Lo Stato doveva qualche cosa a queste persone. In questo parco contiamo nel prossimo mese di aprile di organizzare un incontro di gruppi di ricostruzione storica. La cornice si presta naturalmente al fatto che vengano proprio qui, atturate in questa località. E qui le statue degli altri due industriali che insieme a Candiani provvidero all'acquisto del complesso immobiliare e alla loro donazione.